Buongiorno e benvenuti. Video tutorial in collaborazione con l'azienda BBCraft. Eccolo qua, BBCraft. E prima di iniziare vi voglio ricordare che esiste un codice sconto di 5 dollari su almeno 40 dollari spesi ed è ELSA5 e al di sopra di 25 dollari la spedizione è gratuita. E ci sono tantissimi sconti in corso, se mai volete andare un'occhiata non scordatevi di utilizzare questo codice sconto. E allora vi faccio vedere che cosa ho realizzato tantissime sirenette magiche. Perché magiche? Perché la mia nipote, quando le chiedo: allora, perché secondo te ha tutti questi colori belli? E lei mi risponde: perché è magica. Ecco, allora, sirenette magiche. Guardate quante belle colorate. Le ho fatte diverse come ciondolo e ho fatto anche come orecchini. E mi piacciono gli orecchini lunghi. E sono leggerissime, veramente leggerissime. Questi sono come orecchini. Poi questo è sempre ciondolo, attaccata a questa catenina veramente stupenda. Vedete, ha delle stelline marine e dei ciondolini a forma di cuore a più colori. Giallo, viola, c'è rosa, c'è blu. Allora, il codice di questa catenina è questo qua. E dentro nella confezione troverete un metro. E io con un metro ci ho realizzato ben due collanine. Questa e poi questa, che poi andrò a utilizzare con il ciondolo, con l'altra sirenetta che vi farò vedere. E poi, ecco, ve li volevo far vedere se con queste codine che si chiamano, nella descrizione dicono code di balena, potete realizzare anche più semplice così. Praticamente queste qua, queste codine, si trovano all'interno di questa scatolina che è praticamente un kit dove troverete anche dei anellini e delle monachelle. Così le assemblate come volete. Anche così sono molto carini, molto semplici. Poi ti farò vedere di cosa avete bisogno per realizzare invece le sirenette magiche. Allora, intanto una perla da 12 oppure anche da 10, secondo me può andare bene. Dei fiorellini oppure, come vedete, io qui ho inserito anche una farfalla, un fiore, una rosa, quello che voi avete. Non è importanza, basta che ci sia qualcosa, perché qui, se vi faccio vedere il dorso, c'è un piccolo buco, ma non perché ci sia il buco, perché si poteva aggiungere delle rocaille, ma mi piaceva più così, dargli un qualcosa in più. Ecco, userò questo fiorellino, un fiorellino in resina. Dopodiché c'è bisogno di 15 zero, 11 zero e delle super duo. Questi sono un bianco perlato molto molto bello e questa volta questa sirenetta magica sarà bianca con la coda blu con delle sfumature. Queste codine hanno due, questo è il dorso,
come vedete semplice, invece sul davanti ha delle, diciamo così, delle righe che danno la forma di, come la coda anche di un qualsiasi pesce. Si vede? Non lo so. Sì, si vede. Allora, mettiamo un po' da parte e come filo io utilizzo questo 0,18, ma può andare bene anche un 0,16 perché non c'è bisogno che siano rigide. Anzi, come vedete, è veramente malleabile ed è bello anche per questo. Ecco, e adesso iniziamo. La lavorazione è veramente semplice, è andata, come dire, adatta ai principianti tranquillamente. Allora, iniziamo con prendere una Super Duo. Entriamo, lasciamo un pochettino di filo per poi fare i nodini. E prendiamo 6 15 0. E facciamo un nodino o due. Unite i fili tra di loro. E rientriamo nel foro della Super Duo. In questo modo. Adesso bisogna salire nel foro alto della Super Duo. Prendiamo un'altra Super Duo, la lasciamo scorrere finché arriva accanto a quest'altra, in questo modo, ed entriamo nel foro alto. Prendiamo una 11-0. E una Super Duo, una 11. E adesso si lavora con le 11 0. Anche queste lasciamo scorrere. Entriamo nel foro, quello in basso, l'altro foro, e ci colleghiamo con la prima Super Duo che abbiamo inserito. Rientriamo anche nella Super Duo di destra. E adesso passiamo in tutte quante inserite. Prendiamo un'altra Super Duo. Entriamo nel foro alto, prendiamo 2, 11 e un'altra Super Duo. Entriamo nel foro basso. E nelle Super Duo sotto.
entriamo nella SperDuo, tirate sempre bene e adesso in tutte quante. E si continua così, un'altra SperDuo. Adesso invece prendiamo 3 undici 0. E una SperDuo. Adesso foro alto. Un'altra SperDuo. Nel foro alto. E prendiamo 4. E una SperDuo. Nel foro alto ed entriamo in tutto sotto. Giriamo. Ecco che ho fatto un pasticcio qui. Un attimo. Allora, entriamo. E adesso in tutte quante. Un altro giro, un SperDuo, ed entriamo nel foro alto. E adesso prendiamo 5. E una SperDuo. 2, 4, 5. Entriamo nell'altro foro ed entriamo sotto. Entriamo. Foro basso ed entriamo in tutte quante. Una SperDuo. Foro alto. Avvicinate bene
E adesso prendiamo 4 super duo. E nella ultima entriamo nel foro alto e ci colleghiamo con quella sotto. Ed entriamo in tutte quante. Entriamo nel foro basso. Entriamo nel foro alto. E adesso sale qui. Nella prima. Prendiamo un'altra super duo e ci colleghiamo con un'altra super duo. Un'altra super duo. Ci troviamo in questo modo. Adesso dobbiamo inserire il fiore con uno sopra. Allora, prendiamo 3, 11, 0 e il fiore. Vediamo, c'è il buco. Questo non ha il foro. Cerchiamo un altro. Prendiamo una 15, rientriamo nei fiori, tirate sempre bene. Adesso altre 3, 11, 0. Adesso bisogna salire nel foro alto. Prendiamo un'altra super duo e ci colleghiamo con l'altra super duo. E adesso dobbiamo prendere 13, 11, 0. Due, quattro, sei, otto, dieci, tredici. Il fiore è una 15. Adesso si realizzano le manine. Torniamo indietro. E andiamo dall'altra parte. E lasciatela così.
E anche qui la stessa cosa. 13. E allora ne abbiamo 13 anche qui, vedete. Fiorellino, torniamo. Lasciatelo un po' a mole, non tirate troppo. Ed entriamo anche nella Superdue. E adesso bisogna salire nella Superdue che si trova nel mezzo. Prendiamo 2,11. Scusate, no, 1,15 e 2,11. Allora, 15 e 2,11. E la perla. Vediamo dov'è la nostra perla. È andata a finire. Eccola. E la perla. Adesso 1,11 e 6,15,0. Ritorniamo dalla 11.0. Ed entriamo anche nella perla. Tirate bene. E adesso prendiamo 2.11 e 1.15. Ed entriamo nella Superdue. Ecco, in questo modo adesso entriamo sotto ed possiamo nascondere il filo. Tirate bene. Che ho fatto un pasticcio così, ho fatto un nodino e adesso si può anche tagliare il filo. Ecco la nostra tirinetta, tagliamo il filo anche qui. E adesso gli mettiamo la codina, prendiamo la codina e due anellini perché ci vuole uno per attaccare la collana e uno per attaccare la codina. Così.
e uno qui. E con questo ci attacchiamo alla collanina e vedete, ho inserito il moschettone e una prolunga. Adesso vediamo dove ecco qui sarebbe la metà e la attacchiamo a questo anellino. Ed eccola, guardate quanto è bella. Bellissima anche così. E poi ci sono le altre. Venite tutte qui, sirenette, sirenette, gnocchini. Così. Mettiamo tutti insieme. Ed eccole qua, come sono belle, carine. Come vedete, anche facili da realizzare. Allora, queste sono le sirenette magiche. Spero tanto che piacciono anche a voi, che li realizzerete in tantissimi. E ricordatevi, se mai volete acquistare qualcosa dalla Bibicraft, utilizzate il codice. Allora, questo è tutto. Grazie a tutti. Ci vediamo presto. Ciao!